All'AMC Theater di New York, Acer ha presentato i nuovi prodotti in arrivo nel corso del 2017. Dai notebook tradizionali agli ultrabook, passando per i due in uno, il CEO Jason Chen ha mostrato tutti i dispositivi in arrivo nei prossimi mesi, che comprendono anche videocamere per la realtà virtuale e smartwatch. In questo video ci focalizzeremo però sul gaming, impossibile quindi non partire dal Predator Triton 700, che con un peso di soli 2.6 kg e uno spessore di 18.9 mm riesce comunque ad includere al suo interno una potente GPU Nvidia GTX 1080, oltre a una CPU Intel i7-7700HQ, un display da 15.6 pollici Full HD e una tastiera meccanica. Altra particolarità di questo modello è l'inserimento del touchpad sopra la tastiera, al di sotto di un vetro Gorilla Glass che mostra anche parte del sistema di dissipazione interno. Lo spessore ridotto è reso possibile grazie alle nuove ventole Aeroblade 3D, con alette in metallo e dotate di un particolare design che consente un aumento del 35% della portata dell'aria. La disponibilità è prevista per l'estate, con prezzi a partire da 3.299 euro. Abbiamo poi il notebook Predator Helios 300, che arriverà nelle varianti da 15.6 e da 17.3 pollici, entrambe Full HD, con un peso di 2.7 kg per il modello più piccolo e di 3 kg per quello più grande. La configurazione è più tradizionale in questo caso e comprende un processore fino a un Intel i7-7700HQ, fino a 32 GB di RAM e una GPU a scelta tra la GTX 1050 Ti e la GTX 1060, con prezzi a partire da 1.499 euro. Tra i nuovi monitor gaming presentati spicca senza ombra di dubbio il Predator X27, tra i primi ad arrivare sul mercato con tecnologie HDR e Quantum Dot. Le altre caratteristiche comprendono un pannello 4K con refresh rate di 144 Hz e tempi di risposta di 4 millisecondi, per immagini sempre definite e fluide, grazie anche al G-Sync di Nvidia. Nascoste dietro al pannello a 10 bit ci sono ben 384 zone illuminate in modo indipendente, che migliorano il contrasto e una luminosità di picco di 1000 nit per una configurazione di fascia alta di cui purtroppo non si conosce ancora il prezzo di vendita e l'arrivo ufficiale sul mercato.